Tutti ragazzi, bentornati sempre qui, mi raccomando spolliciate, seguite la playlist e cippa lippa come se fosse Antani, la supercazzola, un po' prematolata, Antani come se fosse Antani, per due e anche per il direttore. E rispettate la nostra sofferenza. Sì, cioè... Senti, musica? Io provo ad accovacciarmi perché la mia speranza è proprio quella che... Ma cos'è sta musica da... Infatti... Ah, no, vabbè. Lì, usciamo, mi par giusto. Siamo praticamente veramente over the top. Mi serve qualcosa da 10 mm. L'unica cosa che non riesco a capire che cos'è che va a 10 mm. Ah, la pistola. Quindi la pistola modificata da 10 mm ci gioca a favore. A dadi, a roulette russa. Va bene, allora siamo qui. Questi stanno scavando come... Ecco. Scusa, mi riparo. Allora, lì dietro c'è qualcuno, no? Oh, ma comunque anche qua è una base con poca gente, un'organizzazione che definirei modesta. Minchia, Piper comunque, voglio dire, super detective con gli occhiali, credo se ne siano andati proiettili in testa, non male. Ok. Bravo. Ma Piper dov'è? Carne in scatola, fra. Non dovrebbe essere radioattiva quella. Si spera, in verità. Ce l'hanno? Non la prendi? Instamesh, non so cosa sia. Camion giocattolo. Trasporti troppo peso. Lo so, adesso faccio. Aspetta, camion giocattolo. Perché ha un camion giocattolo adesso, però? Adesso me lo spieghi. Tu sai che comunque tutti gli utenti ti insulteranno per almeno un paio di video perché hai due livelli che non hai fatto, vero? Così, te lo dico. Tu lo sai che... Io lo so benissimo, io lo so benissimo, però ti preparo al... No, dillo anche tu. Perché... Che abbiamo fatto tutti i livelli di fila e non abbiamo tempo di pensare a dove mettere i livelli. E perché non abbiamo tempo di pensare? Perché dobbiamo controllare alla base e vedere cosa ci serve effettivamente per non metterli a cazzo. Ok, aspetta, qui ci eravamo lasciati dietro qualcosa. Ma cos'è sta musica inquietante? Vabbè. Canne in scatola, dicevi? Vabbè, sì. Dai, pigliamo. Beh, tecnicamente dico no. Ok. Qui c'è il Volt, attenzione. Attenzione, se vuoi. Cioè, non è ancora finito. Questo era il pre-ingresso, no? Che uno dice... Cosa qui non si vede dal primo video, no? Sì, esatto. Vedi che sei stato attento. Bravo Giulio. Il 114 comunque. Sono uno studioso. Attenzione che nei vault trovi un sacco di... Oh, è vero, una cosa che avevo detto a microfoni spenti circa o in un taglio, che con sto cappello lei sembra un Playmobil. Ma lei dov'è? Boh. Cioè, mi ha... Odio quando aprono la porta. Perché è così rumorosa? Ehi, sei tu Smilzo? Darla, adesso ti faccio il culo. Oh merda. Ragazzi, che fatica. Patatine. Ti immagini farsela con la corazzata, con la sì. La corazza? Magari. Sarebbe top. Boh, io vado di qui, ma non è detto che debba andare di qui. Ma a spanne sì, in realtà. Però se faccio un po' un giro contorto, ma non è alternativo. Mi sa di sì, perché poi i 5 metri erano di qua. Ma scusa, ti ricordi per quale motivo il detective Conan? No, non ce l'ha detto. Dovrebbe costruire un vol in una stazione della metropolitana.
Questo posto non è certamente a tenuta stagna. Perché non avevano intenzione di usarlo, idiota. Testa. Eh no, possibilità. Bravo, fra la tua propensione al rischio veramente mi fa vergognare di te. Ho capito. Vai Piper, fammi sognare. Ma ti è piaciuto? Rompifiamma avanzato. Non lo so cos'è, ma va bene così. Munizioni, tutto. Ok, va bene. Mi scappa un ruttazzo, Giulio. Saranno l'acqua era veramente piantata. Di sentirti. Sì, però anche qui, cioè io quello che vorrei dire, ok, uno è lì, ma adesso puoi andare qui. Wow, ci vedo tutta sto cinema e manco li ammazzi, cioè mi fa ridere sta cosa. Ce n'è uno là dietro, fra. Non me ne sono accorto. Sei, lo sai che io sono qua per fare il tuo grillo parlante, quindi... Me ne sono accorto un po'. No! Ma... perché io sono veramente iper... Sì, no, io sto cercando. Eccolo là. Bravo, gli hai sparato nel culo, così mi piace. Sai che male deve fare un proiettile nel culo? Beh, bene non deve fare. No, proprio come concetto. Cioè, pensa, cioè, quanto fastidio e per quanto tempo, cioè... Ma... Sì, perché poi è tessuto... Sai com'è, no? Sì, ma poi c'è cioè, tempo che ti guarisce. Cioè, poi una parte del corpo come il culo, che bene o male usi sempre. E non intendo per lavoro, intendo per il fatto che ci siedi. Perché io pensavo proprio al lavoro, invece. Lo so, però anche, ma in quel caso, vabbè. Cosa sono le sugar bombs? Non lo so, ti dirò. Non mi interessa perché anche solo prenderle mi aumenta di peso, bla bla bla. E santi cazzi. Se torna indietro, lo sai. Sì, ma voglio vedere se qui c'era qualcosa. C'era lo stronzo, Giulio. Però si piace un sacco, ma ci prendiamo lì. Ma mica tanto, ne sciupo anche un sacco. Stavo per dire, infatti, una cifra relativamente, nei primi 200 adesso è 69. Vabbè, quindi le sciupi ti servono. Cazzo ti fai. Vado prima qui. A destra. Tu che dici? Chi come i veri esploratori. Ah, non serviva un cazzo. Sì, ragazzi, ma... Cioè... Merda! E da lì. Ho capito. Ecco. Ecco lì, eventualmente per risalire. Sei messo bene di vita, mi hanno detto. Senti, ma riusciamo ad attivare qualcosa tale per cui... E bla bla bla, sti cazzi. Benvenuti, dipendenti. Questo memorandum, bla bla bla. Se questo è il vostro caso, bla bla bla. Come menzionato il briefing, ospiterà importanti membri del governo locale. Luminari della DAS avvisano futuri membri che abiteranno. Tuttavia, la comodità e la premessa delle famiglie scelte a casa vivranno in appartamenti monolocali. Spazi di direzione saranno condivisi. Ok, inoltre, stiamo facendo colloqui per la posizione del sovrintendente. Confidiamo di studiare... Ok, pertanto l'autorità... Hai capito che facciamo gli esperimenti? Il soprintendente va assolutamente minata, perfino e soprattutto se dovesse... Hai capito? Sti stronzi della Voltec. Che cazzo succede? Merda. Perché ho la vaga sensazione che saranno bei cazzi? Ma proprio quelli di Rocco, no? Quelli che proprio...
Grazie, mettete schiaffeggia. La parte onomatopeica è Mamma mia. sempre molto ben accetta. Ecco. Siamo nascosti però, Giulio. Detergente. Ma dammi del cazzo di per curarmi, porca troia. Che me ne faccio del detergente? Detergiti. Detergiti. Cazzo, Giulio. Qui c'è. No, un cazzo. Quante emozioni, Giulio. Vero. Valentine, hai fame? Vuoi uno snack? Continua a parlare, bestione. Prima lo Dino! avrà più tempo per pensare a come farti fuori. Non... Ehi, sono tornati! Ragazzi, ma è enorme sto posto, è enorme. Strano, perché di solito sono dei monolocali, quindi. Morto Dino, dai. Cioè, per carità, gli ho solo sparato. Password della porta del soprintendente la prenderesi. Dino, Sì, anch'io. dammi un crodino. Ehi tu, non so chi sei, ma abbiamo 3 minuti prima che si accorga. Ok. Valentine, non fare lo spavaldo, per piacere. Prendi il numero 998. 998, va bene. Che testa vuota non tornerà. Beh, c'è solo Valentine, immagino. Ok, ma Ma è come un robot. cazzo? È un sintetico. Apprezzo l'ironia di questo scenario, cavaliere donzella invertito. La domanda è: perché la nostra eroina rischierebbe la vita per un investigatore? Cosa sei? Trovare Sean. Si chiama Sean. È stato rapito, ma non so da chi e non so dove sia. Un bambino scomparso, eh? Beh, hai trovato l'uomo giusto, ma nel posto sbagliato. Sono rimasto chiuso qui per settimane. Sembra che la figlia scomparsa che stavo cercando non fosse stata rapita. È la nuova amante di Malone lo smilzo ed è una carognetta. Ho letto Comunque, se cagnetta. hai un problema, sarò lieto di aiutarti, ma non ora. Andiamocene da qui, poi parleremo. Sì, aspetta, prima terminale per vedere che cazzo. Ci auguriamo Un per bene, cazzo. bla bla bla, il nuovo se bla bla, non essere nervoso perché ti abbiamo scelto in base alle qualità innate e Attitudine decise. da leader. Non è vero, ma Non merda. Malone era più coniale, cacciata dal Ma questo. vecchio quartiere da Wow. Chicago. Ti piace? Ma c'è. Successo ai vecchi proprietari. Sono più qui a riscuotere l'affitto. Vault vuoto. Trascorrere perfetta. Dai, andiamo, Sai che porcaccia. succederà l'apocalisse, vero? È matematico. È quasi un malocchio. E questo no? Dai. Ma perché giù Comunque andiamo? sappiamo che i sintetici esistono veramente. Ehi, Valentine. Puoi davvero parlarne qui, con quella Ehi, feccia Dino. umana in agguato Smettila di dietro ogni sfottere quel angolo? detective e torna qui. Dove diavolo è finito? Ma dove cazzo Lì. sono? Oddio. Quello è stato beccato e Là. Che due coglioni. Eh sì. Sì, uscite? Levati dal cazzo. Che po' di idea di merda. Veramente. Però ti giustifico. Aspetta, però qui c'è una nuke cola. Vuota. Latte. Ma riescono a fare qualcosa o...
Via 1. Destra? È davanti sì, a te. Lo so. Giulio, di qualcosa intanto perché io non riesco a non avete un po' poco da dire. Se non posso dire che comunque l'ambientazione di questa scena è completamente assurda, ma... Con il tuo sangue. Mi sì. Pulirò le scarpe con il tuo sangue è un controsenso. Non ci daranno più fastidio. Devi curare, lo so. Ora arrivo, Ci sarà qualcosa da mangiare, no? Pieno, guarda quanta roba. Acqua purificata. No, invece, vedi, sei un uomo di poca fede. Inventario, provviste, acqua purificata. Hai visto come sono tornato nuovo? Dai, però levati dal cazzo, porcaccia miseria, dai. Beh, dai, sto. Allora, fermi tutti. Ma quello gliel'ho rubata la roba. No. Antibodi. Sì, ma ce la faremo mai, Giulio? No. Certo funziona. Qui ci sono le docce, attenzione. Devi stare attento a quello che ti cade. Questa porta è andata. Vediamo se riesco ad aprirla. Si apre solo con una chiave. Ecco fatto. È decisamente più facile quando la serratura non è dall'altro lato. Hai capito? Sì. Cazzo, è lui che ci dobbiamo portare dietro. Si può rinascere sintetici in questo gioco? Beh, però sei brutto in culo, capito, ma non devi scassinare, fra, vuoi mettere? Chi va là? Ma lui non l'ha preso, non so se hai notato. Secondo te questa roba funziona ancora? Io vorrei trovare del... Che c'è? Ora avete paura anche della vostra ombra. Tornate al lavoro. Chi di voi stronzi ha detto di aver visto qualcosa? Sì. Ok. Eppure con calma. Mi piacciono le persone colte. Fermi tutti. No, no, non c'è un cazzo. Giulio, io sto soffrendo. La musica? Aspetta la forcina, però. Sì. Considerando il mio ratio di successo. Perché sparano? Ma tu te ne freghi, ma ti stanno sparando, lo sai. Ciao. Lui avrà fatto qualcosa. No, non ha fatto un cazzo. Ma questa è la situazione migliore, quindi. Sento il refrigerante pompare nei raccordi. Cosa? È un sintetico. Sì, no, ma il concetto mi faceva... Carota! Che succede, amico? Mangiala. Ma sì. Troppi peso. Che bello! Troppo peso, giustamente. Che succede, amico? Mangia, dai, mangia qualcosa. Hai lasciato delle munizioni? Te sei pazzo, sei? No, la pistola. Completa. Comunque veramente questi qui sono gli scagnozzi base del New Jersey con le mazze da baseball e i completi da gangster, cioè. Sì, vabbè, ma non è la prima volta che succede. No, lo so, però in questo gioco è la novità. Prima erano tutti schifi, orrendi, inguardabili, più o meno. Ucci sento odor di cristianucci. Ma che cazzo dice? Lui? Beh? Tre scale? Chi ha costruito questo dannato VOD? Un istruttore di fitness? Bella domanda, in effetti. Più che altro perché è dispersivo come poche altre cose. Ehi, aspetta un momento. Su, garantista! Proprio quando iniziavamo a correre. Vero? Ma ancora in piedi. Ok. Dai, levati dal cazzo, su. Ma questo è per bambini. Lo so, è il volt. Comunque era un volt di gente agiata, no? Te l'ha detto. Sì, per carità, ma nessuno lo usa più da un po'. Prima la carota. Fa bene la carota. Ma basta dormire. Giulio, basta dormire. Io lo so che tu non vuoi dormire, ma basta dormire.
mia, quanta roba bisognerebbe scaffignare. Malone, lo Smilzo e i suoi ci aspettano qui da qualche parte. Ma me? Il nome è ironico, ma non lasciarti ingannare. È pericoloso. Un'altra porta chiusa. Non sarà di... Adesso ci penso io. Dai. Ci sono. Bravo. Dall'altra parte. Dopo aver attraversato la porta, preparati a se tutto. Posso fare qualcosa? Direi. Puoi aprire? No, eh? No. Giulio, dovremmo forse essere... Posso chiederti un giudizio di merito se preferisci questi nemici o i granchioni? Questi. Non avevo dubbi. Vieni in casa mia, spari ai miei ragazzi. Hai idea di quanti problemi mi causerà tutto questo? Ti dico subito che la tipa la devi far sopravvivere. Perché? Sì. Perché da quello che diceva prima, se ho capito bene, è la figlia di qualcuno. Ok. Magari sbaglio, eh? Ma traditrice, Smilzo. Dille di scrivere a casa più spesso. No, povero Valentine. Ti brucia essere stato steso da una ragazza. Dovrei tornare a casa. Vedi, lei. Non dovevi intrometterti, Nicky. Questo non è il vecchio quartiere. In questo vault sono il re assoluto. Intesi? Ormai sono morti tutti. L'investigatore privato ci metta i bastoni tra le ruote, ora che le cose funzionano. Te l'avevo detto che dovevamo ucciderlo! Ma tu volevi fare il... Aspetta. Mi è venuto in mente una cosa, Giulio. Visto che tutti hanno mitragliatore. Fai anche tu, vai. Mi piace. Tale. Tutte quelle cazzate sui vecchi tempi. Darla, ci penso io. Malone, lo Smilzo ha sempre tutto sotto controllo. Ah, certo. E allora che ci fa questa qui, eh? Valentine deve averla portata per ucciderci tutti. Incoraggia violenza, forza. Cazzo! Uno che ti aspetta a casa. Non buttare via la tua vita. Comunque deve essere una cosa tipo di allineamento quella, cioè. Cosa buona, cattiva, capito? Questo hai capito cosa serve il carisma? Dove stai andando? A casa, Smilzo. Dove dovevo restare? Questo è deficiente però. Merda, Nicky. Mi sei costato i miei uomini e ora mi portate via anche la ragazza. Abbiamo appena fatto un favore, Smilzo. Hai sempre avuto un pessimo gusto in fatto di donne. Ora bel vestito, eh? A istigarti, che ne dici di ripensarci e lasciarci andare? Mi devi ancora 2 settimane in quel buco. Brutto spruffone bastardo. D'accordo. Conterò fino a 10. Dopodiché, se vedrò il vostro muso, vi ammazzerò entrambi. Meglio andarci. Quindi? Ah, via. 2. Conterà fino a 10? Secondo me Barass, cioè mi aspettavo Barass, questo è il senso della mia domanda. Possiamo uscire anche di qua, eh? Cos'è che volevo dire? Vediamo dove va lui. Comunque dobbiamo, allora, secondo... Dobbiamo capire come si differenziano in verdi, gialle, rosse le opzioni. No, il giallo è il carisma, la rossa vuol dire che... Con la forza. Vuol dire qualcosa, esatto, ma che tu non hai ancora, secondo me. Mentre il giallo ce la puoi fare perché noi abbiamo potenziato il carisma al massimo. Sento mitragliati. Sì, il carisma si chiama bazza, lo so, lo ben so. Ma devo dire che ci ha tirato fuori da almeno 2 situazioni il carisma. Io te l'ho detto, secondo me il carisma, almeno negli scorsi Fallout, era veramente indispensabile, perché potevi veramente, tramite il tuo carisma, evitarti delle situazioni parecchio... Beh, ma questa ad esempio, cioè a parte tutto. Sì, che poi erano 3 stronzi, ci avevamo messo 2 minuti a farlo. Poi magari ci dava pure delle armi potenti, però almeno siamo usciti, non abbiamo combattuto, non abbiamo fatto niente. Direi che ci siamo risparmiati degli sbatti. Vabbè, insomma, l'importante è partecipare, come dico sempre. Cos'è che sta leggendo? L'arma. No, il moschetto laser, lo so, però... No, leggevo cosa c'era scritto, per curiosità proprio. Beh, adesso mi aiuterai.
cielo del Commonwealth. Non pensavo che una cosa così cupa potesse sembrarmi così attraente. Grazie per avermi liberato. Tra parentesi, come facevi a sapere dov'ero? Non molti conoscevano la mia... L'ho chiesto a una delle poche, no? Ellie. Vai, vai, diglielo. La segretaria, Ellie. Mi ha mandato lei. Ci stava a dirglielo, no? Vorrei darle un aumento. Ora, mi stavi dicendo di tuo figlio Sean e del fatto che è scomparso. Voglio parlarti nel mio ufficio a Diamond City. Mi darai tutti i dettagli. Direi proprio che meriti di sederti e di sfogarti un po'. Perdiamo tempo. Ci vediamo là, dai. Tempo per sedermi a chiacchierare. Addirittura, Fra? Vuoi risolvere il tuo caso il prima possibile, ma un'indagine richiede tempo. Non possiamo rischiare di trascurare i dettagli. Vediamoci a Diamond City, fidati. Sarà tutto più facile sapendo come sono andate le cose. Va bene. Abbiamo completato una missione in un tempo umano. Non ho parole. E direi che possiamo tagliare. Sì. Vediamo. Ciao, sì, belli. Ciao, belli. Ciao, 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 ciao.